Ultime due giornate degli assoluti di enduro a Borno in provincia di Brescia dopo la gara corsa a Fabriano in provincia di Ancona, dove si sono laureati i campioni italiani 2011 Thomas Oldrati con la KTM 250 a 4 tempi e Simone Albergoni Alfiere Husqvarna nella 450 a 4 tempi. Ora tocca con una giornata di anticipo a Jonathan Manzi, pilota KTM 125 due tempi, con la Gas Gas nella 250 due tempi Alessandro Botturi e per finire Alex Belometti che fa sua la 500 quattro tempi in sella ad una KTM. Ora voce ai neolaureati di quest'anno. Sì, sono molto contento. Oggi qui a Borno sono riuscito subito a incrementare bene nelle prove in linea. Non ero molto veloce nel fettucciato, però compensavo i distacchi. Tutto sommato è andata bene, sono riuscito a vincere la mia classe e vincere il titolo italiano per la seconda volta dopo quello dell'anno scorso. Sono veramente contento perché ho corso qua vicino a casa, in provincia di Brescia, e ci tenevo a fare un'ottima gara. Oggi non pensavo di vincere già in anticipo il campionato, visto che avevo solo 13 punti di vantaggio. Sono riuscito a vincere, Moroni secondo, Bellotti terzo, e Michelut, il mio avversario antagonista per il campionato, ha fatto quarto e sono riuscito a avere 25 punti di vantaggio. Grazie a vittorie di più ho vinto il titolo italiano. Ringrazio veramente tutti, dalla Gas Gas Italia, al Motocal Lumezzane, a tutte le persone che mi hanno sostenuto quest'anno, perché secondo me ho vinto tanto con i quattro tempi, ma il primo titolo con due tempi mi sono tolto da una soddisfazione più personale anche. Sì, questo è il quinto titolo, è andata bene anche quest'anno, sono partito subito forte e dopo diciamo da tre quarti campionato ho pensato a me stare il grosso vantaggio che ci avevo. Ringrazio tutta la KTM, Farioli, che ha messo sempre una moto perfetta ad ogni gara, ha lavorato tantissimo, e ringrazio tutti i meccanici, tutta la squadra, e questa vittoria, oltre un po' me la dedico soprattutto anche a loro.